Siamo ancora qui al Parco Nord per l'evento Climate Fest con Animal Save Movement. Siamo qui con Jessica. Jessica, che cos'è Animal Save Movement? Allora, grazie. Allora, noi siamo un'associazione, un movimento internazionale che appunto è dislocato in tutto il mondo e anche in Italia, in diverse città. Ed è diviso strategicamente in tre sezioni, Animal, Climate e Health. Siamo qui oggi perché uno degli strumenti più facili e pragmatici con cui possiamo combattere la crisi climatica ed ecologica è tre volte al giorno facendo una scelta semplice ma efficace, quella di scegliere un'alimentazione vegetale che non manca di niente, quindi di sostanze nutritive, di gusto e di varietà, ma che ha un impatto importante sull'ambiente, sulla nostra salute e sulla la vita degli animali. Vogliamo fare vedere appunto i momenti in cui si ispira questo movimento, giusto? Parliamo con voi, raccontateci. Allora, sicuramente una parte del nostro attivismo è dedicato all'etica animale. Miriamo a fare una sensibilizzazione nei confronti delle persone, mirando sul fatto che comunque gli animali sono individui, sono esseri senzienti e quindi hanno anch'essi il diritto alla libertà e alla vita tanto quanto noi. Una delle forme di attivismo che portiamo in strada è quella della veglia, che vuole essere una testimonianza diretta nei confronti degli animali che ogni giorno vanno a morire nei mattatoi. Quindi presenziamo fisicamente in questi luoghi che sono tenuti lontani dalla maggior parte degli occhi delle persone, affinché ci sia una presa di coscienza e affinché la nostra testimonianza si amplifichi e che le persone possano prendere consapevolezza al fine di considerare un cambiamento. Invece per quanto riguarda il clima, ci stavi dicendo? Allora, sempre per quanto riguarda il clima, che è la ragione per cui ci troviamo qui oggi, cerchiamo di promuovere quanto più possibile un'alimentazione vegetale come una delle principali soluzioni, se non la principale soluzione, per cercare di far fronte alla crisi climatica, che poi è anche crisi sociale, crisi legata all'inquinamento e quindi a tutto il sistema, a tutti gli ecosistemi del nostro pianeta. E cerchiamo di promuovere un'alimentazione vegetale attraverso eventi come quello che ci sarà tra poco, uno show cooking, quindi ci andiamo in piazza e facciamo vedere alle persone che l'alimentazione vegetale è buona, è gustosa, è colorata e sana, non manca niente. E quindi cerchiamo di fare questo anche attraverso i social, per questo si possono trovare tantissimi spunti sulle nostre pagine social, Milano Animal Save, Milano Climate Save, e sulla pagina anche Plant Raised Revolution su Instagram. Sempre per l'evento Plant Raised Revolution abbiamo portato in strada nelle periferie di Milano l'alimentazione vegetale insieme ad opere di arte urbana, quindi con dei murales con vernici che assorbono l'anidride carbonica e orti mobili. E invece volevo ripassare a Jessica. Quali sono i vantaggi dell'alimentazione vegetale, Jessica? I vantaggi sono molteplici. Innanzitutto la salute può essere, da un punto di vista egoistico, diciamo, il vantaggio principale, perché frutta e verdura sono le cose che ci dicono che dobbiamo mangiare quando siamo piccoli, e insieme a cereali e legumi permettono di avere tutti gli apporti che servono senza diciamo rinunciare a niente, anche per coloro che dicono ma la B12, ma dove trovate? La B12 è una vitamina batterica che quindi anche gli animali in verità nella maggior parte dei casi assorbono tramite i mangimi, quindi la maggior parte dei cibi vegetali l'hanno addizionato. Comunque assumere una compressa la mattina, tutte le mattine, non è così innaturale come non è naturale andare in giro col telefono, con la macchina, quindi il cambiamento è qualcosa di semplice che non porta rinunce, anzi a livello di salute è importante. Poi il vantaggio è quello di svegliarsi tutte le mattine sapendo di essere una persona in meno, che è complice di un sistema che è crudele e non è necessario per quanto riguarda l'etica. E poi ragionando da un punto di vista ambientale, sapere che anche se abbiamo bisogno che i governi prendano delle misure importanti e drastiche per cambiare, quindi smettano di finanziare il mercato della carne e della zootecnia, infatti uno dei progetti che Save
il più grande si chiama Plant-Based Treaty, trovate magari dopo, vediamo, prendiamo un volantino, ed è un trattato che chiede ai decisori politici di cambiare la struttura che è nato, quindi smettere di sovvenzionare la zootecnia e le industrie quindi che si basano sullo sfruttamento animale sistematico e invece andare a ridirezionare le risorse, quindi una transizione attiva verso un'alimentazione vegetale e poi ripristinare gli ecosistemi. Infatti anche qui quando si parla di foresta amazzonica sappiamo che la maggior parte della foresta amazzonica viene distrutta per fare dei campi, per coltivare anche mangimi, soia. L'80% della soia a livello globale viene usata per l'industria zootecnica. E quindi è un semplice gesto che si può fare firmando questo trattato che trovate online anche in italiano, come singoli, come associazioni, come imprese, per far vedere che non importa da che parte guardiamo la situazione, quindi dal lato etico animale, dal lato climatico, dal lato personale della salute, ma la direzione che dobbiamo prendere è una, quella di spostarci verso un'alimentazione il più possibile a base vegetale. Ma rimarchiamo ancora il concetto, perché voi siete al Climate Fest? Cosa volete dimostrare oggi, in questi giorni? Che è importante ricordarci che un'azione collettiva deve essere fatta su diversi piani, quindi è importante riciclare, è importante usare cibo a chilometro zero, è importante cercare il più possibile di non sprecare acqua, di fare pressione, come dicevamo prima, sui governi, sui nostri comuni, ma che un'azione singola di responsabilità civile, molto semplice, perché qual è più semplice, smettere di prendere un aereo o più semplice scegliere cosa mangiare? Penso la seconda, quindi non è una cosa che richiede grande sforzo, ma il risultato è davvero grande e lo è a 360 da qualsiasi lato lo vedi. E invece stavamo appunto parlando che ci sarà tra poco una dimostrazione appunto per il plant-based. Ci volete aggiornare appunto su quale sarà l'evento, in cosa costituirà questa scena? Sì, vi lascio questa presentare dalla collega, adesso ci sono mole di bimbi che passano. Ci vuoi dire in cosa consiste? Allora, oggi il nostro cuoco chef Pierre, che non so dove sia, ci mostrerà dei piatti vegetali molto semplici che tutti possono riprodurre, ma anche molto gustosi. Perché alla fine, diciamo la verità, mangiare plant-based è come mangiare normale, nel senso non c'è molta differenza dal punto di vista del gusto, è buono lo stesso, non ci sono questi gravi problemi che tutti pensano. Esatto, basta informarsi un pochettino, rivalutare le proprie gli ingredienti, cercare anche su internet, informarsi, ma comunque l'alimentazione vegetale è molto semplice da riprodurre e si tratta di cambiare alcuni prodotti e di sostituirli, ma si può fare tutto anche con le materie più semplici come i cereali, la frutta, la verdura. Certo, allora tra poco ci sarà la dimostrazione, grazie mille.